intanto è un incontro che segue una quotidianità di incontri con il sindaco. Voi sapete benissimo che da quando è iniziata l'emergenza Ventimiglia, quindi ci riferiamo a circa 3 anni fa, il rapporto con l'amministrazione, nella persona del sindaco in particolare, è costante. Ci siamo riuniti tantissime volte, non soltanto per stabilire, diciamo, decisioni di più ampio respiro, ma anche per fatti contingenti sui quali, insomma, non c'è stato mai alcun problema, anche con una telefonata, un rapidissimo appuntamento ci siamo confrontati. Questa volta, diciamo, l'esigenza nasceva più dalla necessità dei componenti, ecco, del Consiglio Comunale di avere un chiarimento de visu, insomma, con me, e per conoscere esattamente quello che si sta facendo, naturalmente ben noto al sindaco perché c'eravamo visti non più tardi di 4-5 giorni fa. Quindi è stata l'occasione per ripercorrere quello che è il tracciato che abbiamo individuato per la gestione di Ventimiglia, che si sa è una gestione particolarmente difficile, che ogni giorno cambia anche un po' le sue caratteristiche, ci troviamo sempre di fronte a situazioni diverse. Dalla parte mia, e non poteva essere diversamente, io ho cercato soltanto di garantire, di confermare per meglio dire, intanto un'attenzione altissima rispetto a quel territorio, non ci siamo mai distratti neanche per un attimo, non ci è mai sfuggita di mano la situazione di Ventimiglia, anche se qualche volta, insomma, tra le righe è stato anche, insomma, detto questo, ma non è così. Su Ventimiglia noi siamo sempre stati particolarmente attenti, ho un contatto, non dico quotidiano, ma quasi anche con il mio referente nazionale, il mio centro, per affrontare e per risolvere al meglio i problemi. La dimostrazione è che abbiamo un territorio particolarmente ricco di presenze di forze dell'ordine, c'è un rapporto abitante-forze dell'ordine altissimo che fa invidia, insomma, a tante altre realtà italiane, e questo sicuramente serve per quello che il Ministero dell'Interno e attraverso di me, quindi la Prefettura, riescono a fare, quello di cercare di alzare al massimo quello che è la percezione della sicurezza dei cittadini. Abbiamo anche rimodulato un dispositivo che andava già bene, ma cercando di andare ulteriormente incontro a quelle che potevano essere le ultime contingenze, quindi anche una sensazione di prossimità delle forze dell'ordine rispetto ai cittadini, con una presenza proprio appiedata sulle strade principali, ma non solo su quelle, da parte di rappresentanti delle forze dell'ordine. Mi sembra che non si possa negare questa attenzione, e poi tutto il resto fa parte di un processo che naturalmente sfugge anche alla nostra possibilità di controllo, un flusso migratorio che ha avuto negli ultimi tempi delle connotazioni veramente eccezionali, è un flusso che non si può fermare tenuto conto del desiderio estremo di questi soggetti di raggiungere comunque superare il confine per le destinazioni più diverse, rispetto al quale desiderio sappiamo che questi poveri migranti sono disposti anche a rimetterci la vita, e lo hanno purtroppo dimostrato anche sul nostro territorio di Ventimiglia. Quindi l'incontro ha avuto questa finalità, quella di rassicurare e quindi di confrontarmi non solo col sindaco ma anche con chi rappresenta la minoranza su quello che si sta facendo, un invito anche da parte mia a questi rappresentanti della democrazia, diciamo, locale, di anche di portare al tavolo, se lo ritengono, dei suggerimenti alternativi, nella convinzione che ci troviamo di fronte a un'emergenza rispetto alla quale non abbiamo possibilità di ricorrere ai precedenti, non c'è qualcuno che l'ha fatto prima di noi, di cui possiamo copiare magari le idee e l'operato, ce la siamo dovuta costruire, affrontare giorno dopo giorno in situazioni le più diverse, anche quelle insolite di fronte alle quali ci siamo trovati. Quindi da parte mia una rassicurazione sull'attenzione elevatissima che c'è su un percorso che è iniziato, non si è mai incrinato, anzi ha avuto sempre dei rafforzamenti, con una notevole attenzione da parte del Ministro su questo territorio, e quindi di cui credo che gli effetti si possano toccare con mano. Ecco, restano delle zone particolarmente calde a Ventimiglia, come quello delle Gianchette. Sul discorso Roia, lungo fiume, si possono pensare degli interventi un po' più mirati o no? Allora, guardi, sulle Gianchette, dopo la chiusura del centro, che mi sembra che già abbia rappresentato un passo avanti, perché sicuramente ha abbattuto di molto la presenza di migranti, qual è l'unica forma di intervento? Naturalmente garantire una presenza forte delle forze dell'ordine che, diciamo, controllano continuamente anche le persone che vi si trovano, tenendo presente che molti di questi sono comunque persone con tanto di permesso
hanno solo il regolare sul nostro territorio, quindi non si può procedere a deportazioni di soggetti che sono liberi di transitare sul territorio, a meno che non si rendano responsabili di particolari illeciti o comunque non risultino ai controlli irregolari. Quindi, e questa diciamo, è una percentuale sempre più bassa, perché sempre riallacciandomi a quello che dicevo prima, anche persone che, migranti, che avrebbero un tetto, un piatto caldo, una collocazione, una sistemazione migliore in altre regioni d'Italia, si spingono sino a Ventimiglia, sempre nel tentativo di oltrepassare il confine. Quindi sono persone regolari, per cui è difficile, diciamo, intervenire poi su soggetti che non c'è motivo di espellere, comunque di espatriare, insomma, di far espatriare. Come i bivacchi lungo il fiume sono regolari? No, non è il bivacco lungo il fiume che è regolare. Sul bivacco, diciamo, la scelta di fare uno sgombero coattivo, diciamo, lascia il tempo che trova, perché non consentirebbe, data la immensità dei luoghi e la incontrollabilità proprio fisica, insomma, di questo lungo versante sul quale i migranti si sistemano, qualsiasi forma di sgombero non avrebbe l'effetto che per 10 minuti, cioè di vedere il retro sgombero, ma poi ritrovarceli di nuovo tutti lì a distanza di poco. Per cui su quello si fa un discorso diverso, si fa un discorso essenzialmente di opera di sensibilizzazione, e quello che stiamo facendo, continuiamo a fare, adesso cercheremo di incrementarlo ulteriormente per convincere queste persone invece a recarsi presso il Parco Roia, dando la giusta informazione, non rappresentando il Parco Roia come un lager, perché un lager non è, il chiunque ci sta, ci torna, perché evidentemente riesce a trovare la giusta assistenza. E quindi la nostra attività è essenzialmente, da una parte, un invito al sindaco, l'ho fatto anche poco fa, a intervenire comunque periodicamente con delle pulizie, intanto per questioni igieniche, e anche perché sono dei segnali di riappropriazione, diciamo, del territorio. Il fatto di procedere con delle pulizie sistematiche ci consente anche di dare un segnale a queste persone. E dall'altra poi continuare questa attività, non disgiunta, come dicevo prima, da anche operazioni di polizia che vengono fatte, ma nel modo in cui vanno fatte in un paese degno di chiamarsi paese. Insomma, non possiamo fare degli interventi, diciamo, eccessivamente, come devo dire, antigiuridici, o vanno studiati, vanno strutturati, e cerchiamo di farli nelle condizioni e nelle formule giuste. Però in caso di alluvione, già l'anno scorso è successo che un migrante è stato trasportato via dalla Il forza. migrante a cui le fa riferimento non è andato via nell'alluvione, era un migrante, c'ero io sul posto, che aveva deciso di salire su un muretto e di, non so, con altri 3 o 4 ha perso l'equilibrio, ma non c'era né un momento di alluvione, né, neanche forse la pioggia c'era, c'era No, soltanto un pioveva. momento, comunque non da alluvione, voglio dire, se si riferisce a quell'episodio. E non è stato legato, e non era proprio sotto un pilone, se Sì, parliamo sì, dello sì. stesso episodio. Quindi credo che non sia paragonabile all'ipotesi a cui lei sta facendo riferimento. Per l'alluvione ci stiamo anche lì attrezzando. In che maniera? Intanto ci siamo fatti una pianificazione, è in corso ormai pronta, speditiva, per cercare di far scattare dei meccanismi automatici di informazione. È chiaro che continueremo a farlo anche quando non piove questo lavoro, cioè a far capire a queste persone che rimanere in quei luoghi espone sicuramente a pericoli. Si è fatta chiarezza su quelli che sono i diversi ruoli e capire un attimo quali potevano essere le prospettive. Poi punti di svolta, quest'oggi non ce ne sono. Ma perché serviva oggi questo incontro? Non erano già chiare le competenze? Voi avete chiesto qualcosa oggi? Noi abbiamo fatto il punto della situazione, le competenze a me sono chiarissime, gli altri non lo so, però serviva per fare un po' il punto davvero su tutto. Tenuto conto che insomma c'è una situazione che fino a quando ci saranno degli arrivi sarà comunque vada difficile. Poi, visto che c'è stato sono state rinforzate il dispositivo di sicurezza in modo piuttosto evidente, è stato riconosciuto da tutti, la presenza famosa dei turisti sta diminuendo in modo abbastanza evidente, quindi una risposta c'è stata, però parlando più generale in prospettiva. Insomma, era chiaro avere dei punti di partenza e capire bene, sapere il lavoro che è stato fatto e riconoscere. Ecco, sulla questione del lungo fiume delle Roia non c'è nessuna possibilità di sgombero o altre misure particolari che si possano prendere? Ma al di là delle possibilità, bisogna vedere l'efficacia di questi strumenti, perché andare a, diciamo, intraprendere un'azione di questo tipo dopo mezz'ora, arrivare alla stessa situazione, evidentemente non ha senso. Quindi,
era giusto anche capire quelle che sono le possibilità, quelli che sono gli effetti e l'efficacia di determinati tipi di strumenti. Questo è uno strumento che, come abbiamo già detto, se serve lo si firma domani mattina, serve? L'abbiamo già stato fatto in diverse occasioni, dopo mezz'ora va tutto a capo, quindi dobbiamo capire anche effettivamente gli strumenti prima di ragionare di pancia a cosa serve. Va bene, altri incontri, altre cose immediate? C'è stata massima disponibilità, certo, Sua Eccellenza è il perfetto. Io qua ci vengo, ahimè, da qualche anno in modo abbastanza assiduo, quindi per chiunque insomma ci fosse la volontà di fare l'incontro anche con le forze dell'ordine per avere su qualche dubbio, qualche delle risposte dirette, c'è stata massima disponibilità, quindi insomma